Il leader del Movimento 5 Stelle ed ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha visitato nella tarda mattinata di domenica 28 maggio i territori alluvionati di Faenza. Accompagnato dal responsabile provinciale, nonché assessore a Faenza Massimo Bosi, e dal senatore Marco Croatti, si è recato in auto prima nella zona del Borgotto, dove si è soffermato presso un'abitazione in via Fratelli Bandiera. Poi è stato accompagnato nell'area interessata anche dalla prima alluvione, quella del 2-3 maggio, quella di via Cimatti, dove a piedi, in scarpe da ginnastica, ha raggiunto anche via D'Azeglio. Presidente, fa una dichiarazione in merito? No, guardi, facciamo stare la dichiarazione. Si sente dire qualcosa per le popolazioni colpite? La solidarietà, certo. Con l'ex presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che come avete visto e sentito ha preferito non dire molto, vi era anche il sindaco di Faenza, Massimo Isola. Sindaco, cosa ha detto? No, grande vicinanza, abbiamo bisogno che tutto lo schieramento parlamentare ci sia vicino, perché questa è una tragedia per tutti, che non ha a che fare con i colori politici, e quindi abbiamo bisogno della solidarietà, dell'impegno di tutto lo schieramento parlamentare. Anche lui sarà al nostro fianco, come il ministro, come la Presidente Meloni, come il Presidente Bonaccini. Abbiamo bisogno veramente di tutti, ha visto le immagini e voleva venire in loco a vedere veramente l'enormità della tragedia, e abbiamo bisogno che vedano l'enormità della tragedia, perché abbiamo bisogno delle risorse straordinarie che solo chi sente nella pelle, chi vede lo sguardo, capisce cosa è successo, potrà darci una mano ad arrivare a raggiungere l'obiettivo, che è moltissime risorse trasparenti nella distribuzione per poter risorgere, che ne abbiamo bisogno.